Benvenuti alla mostra fotografica Il Passo di Francesco, allestita proprio qui nel nostro convento in Viale Borri a Varese. Una mostra fotografica sul testo del testamento di questo grande santo. Una mostra fotografica perché l'idea, il desiderio non era quello tanto di raccontare dal punto di vista storico, critico, letterario questo testo, ma di lasciarsi guardare e guardare, fotografare in questo caso, le ultime parole di un santo che ha offerto tutto di sé a colui che già lo possedeva totalmente. Da dove nasce? Nasce sicuramente da un'amicizia con i due fotografi che hanno realizzato le immagini di questa mostra, con i quali dentro questo rapporto, dentro questa amicizia, abbiamo cominciato a raccontarci, a dialogare, ad approfondire su queste parole che Francesco ha voluto lasciare ai suoi frati, ma non solo ai suoi frati. Nel cammino di preparazione, di lavoro di questa mostra abbiamo incontrato un altro grande amico, padre Pietro Maranesi, anche lui un frate cappuccino che abita ad Assisi, e con lui è iniziato un lavoro di approfondimento proprio di questo testo dal punto di vista storico, critico, letterario, francescano, spirituale. Dunque, appunto, delle immagini in bianco e nero, inserite in un contesto molto particolare, la piazza della Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi. La scelta del bianco e nero è stata quella di aiutarci e aiutare chi guarda questa mostra a non lasciarsi distrarre dal colore, ma lasciarsi portare dentro questa meravigliosa storia, questa meravigliosa vita. Un lavoro che tenta di portare in immagine quello che è un concetto, un discorso, una serie di parole, una serie di frasi. La mostra si compone di 18 immagini, 18 fotografie, divise in tre grandi ambienti fotografici. Le prime sei fotografie raccontano l'esperienza che Francesco fa all'inizio della sua conversione, di quando il Signore, come lui dice, gli concede di poter entrare dentro un altro mondo, un'altra dimensione rispetto a quella che lui conosceva. Le prime sei immagini raccontano di questo, dell'esperienza anche dell'incontro con il crocifisso di San Damiano, dell'esperienza dell'incontro col sacramento, con quello che è la Chiesa. Questo è il passaggio che Francesco fa dopo questo primo blocco, questi primi versetti del testamento. Il Signore mi diede dei frati e gli diede una responsabilità, gli diede un compito, e di questo Francesco si accorge e si entra nel percorso di questa mostra, nel secondo grande blocco fotografico, che comprende memorie che Francesco fa sulla sua vita e sulla vita della prima fraternità dei frati, e comprende delle ammonizioni. Questo secondo ambiente fotografico ci porta alla conclusione del testamento, ci porta al terzo ambiente fotografico, alle ultime fotografie, dove Francesco invita i suoi fratelli a comprendere qual è il grande dono che Dio ci fa. In questa mostra tutte le immagini hanno come l'intenzione di farci accorgere che c'è qualcun altro che ci guarda, che ci abbraccia, che ci accompagna, che ritrova continuamente il filo della nostra vita. E allora possiamo cominciare ad entrare in questo percorso, in questo lavoro, in questo testo. Possiamo cominciare a lasciarci abbracciare da Francesco e dalla sua esperienza, entrando e visitando questa mostra.
Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza. Così, quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. E di poi stetti un poco e uscì dal mondo. E il Signore mi dette tale fede nelle chiese, che io così semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti, che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche se essi mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. E non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo, che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. E voglio che questi santissimi misteri, sopra tutte le altre cose, siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. E dovunque troverò manoscritti con i nomi santissimi e le parole di Lui in luoghi indecenti, voglio raccoglierli e prego che siano raccolti e collocati in luogo decoroso. E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e coloro che amministrano le santissime parole divine, così come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita. E dopo che il Signore mi diede dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il Signor Papa me la confermò.